Che cos'è un cane? Qualsiasi sia il suo aspetto fisico, è sempre un lupo che è stato condizionato a fidarsi dell'uomo anziché a sfuggirlo. In seguito, con un processo durato millenni, è stato convinto sempre più profondamente che l'uomo potesse essere la sua guida, il suo punto di riferimento, il suo capobranco. Su questa base sono state create razze estremamente diverse tra loro, con differenze legate soprattutto alla loro funzione utilitaristica. Cani da compagnia dall'aspetto accattivante di dolci peluche. Cani da caccia con le zampe corte che potessero inseguire volpi e tassi dentro le loro tane. Cani giganteschi che montassero la guardia alla casa del padrone, scoraggiando i malintenzionati fin dal primo sguardo. Il cane, sempre fedele e sincero, sempre innamorato dell'uomo, è stato il suo prezioso compagno in ogni manifestazione della civiltà. L'ha aiutato nella pastorizia, nella caccia, nei trasporti. L'ha aiutato a difendersi dai nemici sia proteggendo la sua casa, sia scendendo con lui sui campi di battaglia. Ma il cane non ha un senso morale. Il cane non segue leggi né regole etiche. Semplicemente ama l'uomo e non lo giudica. Tutto ciò che fa il suo Dio a due zampe, per lui è giusto e sacrosanto. Così purtroppo il cane è stato impiegato anche nelle manifestazioni più incivili dell'uomo e ha permesso all'uomo di sfruttare le sue doti in divertimenti assurdi e sanguinari come i combattimenti tra animali. I terrier di tipo bull nascono proprio con questo scopo. Sono stati creati per combattere, tra di loro o contro altre povere bestie altrettanto strumentalizzate e altrettanto innocenti. Il più sfruttato in origine era il toro, bull in inglese, da cui deriva il nome di questi cani. La storia è comune a tutte e tre le razze. I combattimenti tra animali purtroppo sono antichi quanto l'uomo, ma nei tempi più remoti veniva impiegato ogni tipo di cane, purché fosse grosso e dotato di mascelle robuste. Quelli usati fino al 1600 venivano chiamati genericamente bulldogs, ma non rappresentavano una vera e propria razza. Non bisogna certo pensare al bulldog inglese di oggi, che in quei cani ha solo i suoi lontani antenati. I bull di allora erano molto più alti sugli arti, piuttosto snelli, anche se dotati di forte muscolatura, e completamente diversi l'uno dall'altro. Infatti, i bulldog non appartenevano a cinofili, ma a gente che scommetteva il proprio denaro sul versamento di sangue. È facile immaginare quanto si preoccupassero di tipo e di omogeneità. Verso la fine del Settecento, comunque, nacque la prima idea di costruire una linea di cani che potesse garantire la continuità di alcune caratteristiche vincenti. Queste erano ovviamente aggressività e scarsa sensibilità al dolore, ma anche potenza, tenacia e agilità. I bulldog del tempo erano già ad alto livello in alcuni di questi settori, ma carenti in altri. In particolare, peccavano in aggressività e agilità. Si pensò quindi di unire i bulldog a cani che portassero nel loro patrimonio genetico queste particolari caratteristiche. E in Inghilterra la risposta non poteva essere che una: terrier. Sono questi, infatti, i cani dotati di maggiore aggressività. Per garantire un miglioramento dell'agilità e per non perdere in potenza, vennero scelti ovviamente i terrier a gambe lunghe. Nacquero così i cosiddetti Bull and Terriers. Ma ancora non si poteva parlare di una vera razza, perché ancora una volta si pensava solo al combattimento, senza badare più di tanto alle altre caratteristiche. Solo nel 1835, con l'editto che metteva fuori legge i combattimenti tra cani, qualcosa cominciò a muoversi. Non cambiò di sicuro la mentalità degli scommettitori, che continuarono a far combattere i cani clandestinamente, e purtroppo lo fanno ancora oggi.
In quel tempo, però, cominciava a far capolino la cinofilia ufficiale. E tra i primi frequentatori delle esposizioni canine c'erano persone che ammiravano i Bulls and Terriers come cani e non come strumenti di lotta. Queste persone cominciarono quindi ad allevare con serietà, passione e competenza, creando vere e proprie razze anziché semplici miscugli di sangue. E si arrivò a un bivio, che da una parte vedeva allevatori di cani da compagnia, da lavoro e da esposizione, e dall'altra scommettitori che continuavano a produrre cani da combattimento. Il lavoro dei primi portò alla creazione dell'American Staffordshire, dello Staffordshire Bull Terrier e del Bull Terrier. Quello dei secondi creò invece il Pit Bull, più grande e più aggressivo. Attenzione però, parliamo sempre di aggressività nei confronti degli altri cani e non degli uomini. Questa è una distinzione importante perché i discendenti degli antichi Bull and Terrier sono dolcissimi con il padrone e, se ben allevati, lo sono con tutti gli esseri umani.